torna a far festa al Castellani e c'era veramente bisogno. L'Empoli vince 3-2 contro il Bari e vince bene, anche sapendo soffrire nel finale. Una vittoria che porta ovviamente il marchio di Ciccio Caputo, l'ex di turno, due gol, un assist al bacio per Donnarumma. Donnarumma che fa i due assist per la doppietta di Caputo. È un Empoli che sta trovando sinergia negli attaccanti, ma sinergia globale, ed è un Empoli in cui si vede sempre più la mano di mister Vincenzo Vivarini. Siamo all'inizio, non possiamo dare giudizi affrettati nel bene e nel male. Ci prendiamo questi tre punti contro una squadra che sicuramente farà un buon campionato come quello del Bari, e ci prendiamo questa vittoria perché veramente c'era bisogno di tornare a gioire nello stadio di casa. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, una bella vittoria, noi avevamo voglia, siamo ritornati a gioire, ritornati a festeggiare. Un bell'Empoli, passi avanti, al di là del risultato è importante. Quello che oggi più di tutto è piaciuto appunto è che la squadra sta diventando sempre più squadra. Sì, sono molto molto contento per il risultato, per quello che ha appena detto adesso, ma dobbiamo sempre calcolare che siamo agli inizi e dobbiamo prendere questa partita per cercare di migliorare, quindi analizzarlo nei minimi particolari, cercare di affinare ancora di più il gioco. Mi è piaciuto, diciamo, parecchie cose di oggi. È chiaro che abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto alle partite diciamo precedenti, però non bisogna assolutamente dare troppa importanza e troppa euforia a questa vittoria, perché è un campionato che è duro e bisogna sicuramente migliorare tanto anche rispetto a oggi. Quello che ha colpito è la facilità con cui l'Empoli ha giocato in fase offensiva soprattutto. Ottima l'intesa tra Donnarumma e Caputo, e poi avevate preparato bene insomma la partita sfruttando queste verticalizzazioni per mettere in difficoltà la difesa del Bari. Sì, sono molto contento perché erano le giocate che avevamo provato in settimana, sapevamo gli atteggiamenti loro, sapevamo il tipo di lavoro che facevano in fase difensiva. È chiaro che ci abbiamo giocato sopra, ma al di là di questo oggi ho visto finalmente i due attaccanti muoversi come si devono muovere, due attaccanti diciamo per come voglio io, e quindi questa è la strada, ma ci sta da migliorare tanto. Si diceva ieri, mister, di un Empoli che può cambiare pelle. Sei partito con un 3-4-1-2 mettendo Krunic a fare il trequartista, hai buttato dentro nella mischia Bennacer dal primo minuto, hai avuto coraggio anche di buttare dentro Di Lorenzo, un ragazzo arrivato praticamente ieri. Ci vuole anche coraggio in questa categoria, penso che tu oggi l'abbia dimostrato. Ma guarda, io Di Lorenzo lo conosco da tanto e è un giocatore che ha delle potenzialità ottime. È chiaro che anche lui oggi mi rimaneva troppo largo, infatti ci sta da lavorare perché dovevamo soffrire di meno e soprattutto non dovevamo abbassare l'attenzione, perché sul 2-0, sul 3-1 abbiamo avuto un momento di abbassamento di attenzione e di aggressività. Di conseguenza qui è un campionato che non te lo puoi permettere, quindi dobbiamo sicuramente lavorare su questo. Bisogna lavorare ancora di più sulla padronanza, la gestione della palla, sulla ricerca delle giocate, però diciamo che la strada è quella giusta. Avete accusato un po' il ritorno del Bari, però avete anche saputo soffrire, no? Soprattutto nei minuti finali, in cui il Bari cercava di mettervi in difficoltà con dei calci piazzati, e questo saper soffrire è un altro aspetto positivo. Bravissimo, questa è un'altra cosa che devo sottolineare, perché non esistono partite facili in questo campionato, quindi la squadra deve anche su questo aspetto qui migliorare, e deve sapere, deve essere cosciente che certe volte bisogna cercare di portare a casa il risultato con la sofferenza, con l'applicazione, con la grandissima umiltà che hanno dimostrato oggi i giocatori dell'Empoli. Torno sui passi avanti. Dopo Terni ha detto non si può pretendere che la fase di possesso adesso possa svolgersi nel migliore dei modi. Io l'ho rivista molto bene oggi, credo siano poche, no? Le lacune, parlo della fase di possesso, viste nella gara specifica di oggi, quindi un altro passo avanti. Sì, però per me quello che abbiamo in mente noi, secondo me si può fare ancora meglio. Quindi pensiamo a prendere adesso questa partita, come ho detto all'inizio, per migliorare, perché
all'inizio di ogni campionato, queste sono le prime partite, sono partite che non fanno testo, bisogna essere bravi a prendere queste partite per migliorarsi ancora di più, perché nel momento in cui assistiamo e diamo continuità alle prestazioni, riusciamo a svolgere sempre questo tipo di lavoro, allora possiamo dire che abbiamo capito bene quello che dobbiamo fare. Nella tua testa l'Empoli a che punto è del percorso per arrivare al famoso 100% che magari forse non vedremo nemmeno mai? Ma allora, sotto l'aspetto fisico stiamo facendo dei bei progressi, a livello di intensità cominciamo ad avere, diciamo, siamo partiti molto molto bene oggi, abbiamo messo veramente aggressività e cattiveria nelle giocate, però ancora ci sono troppi vuoti su alcune situazioni che dobbiamo avere le idee più chiare, soprattutto nella fase difensiva, che dobbiamo sapere le aggressioni, gli spazi da coprire, le letture della palla che dobbiamo fare, e certe volte rimaniamo un po' imbambolati, le ricomposizioni, oggi abbiamo sbagliato diverse ricomposizioni nelle uscite magari del centrale difensivo, e nel momento in cui si gioca a memoria dopo arriviamo ad essere una squadra. Adesso c'è il Palermo, un'altra partita difficilissima. Sì, poi è uno stadio bellissimo, bisogna andare lì con personalità, e dobbiamo andare a fare sicuramente un altro passo avanti sotto l'aspetto della crescita, ecco perché è importante adesso non pensare di aver vinto, di saltarci e dire tutto bello sistemato, no, bisogna essere bravi adesso ad avere una grandissima umiltà e personalità, andare a Palermo e fare la partita. Senti, per chiudere, una vittoria che dedichiamo al pubblico, un pubblico che ha accompagnato l'evoluzione, la costruzione di questa squadra, un pubblico che ha rinnovato in numeri importanti la propria fiducia con tanti abbonamenti, un pubblico che vi ha sostenuto oggi in casa dal primo al novantesimo, ed è il pubblico che più di tutti poi ha goduto al 94esimo. Allora, qua voglio sottolineare, io lo sapevo, questo lo sapevo, perché Empoli è una piazza particolare proprio per questi aspetti qua. Io mi sono accorto che il pubblico, ma tutti, non solo i tifosi dei distinti, ma tutto lo stadio, nel momento in cui siamo andati in difficoltà perché abbiamo avuto dei momenti in cui non riuscivamo a giocare, c'è stato proprio un incitamento che sicuramente ha dato una grossa mano alla squadra, ma è stata fatta proprio con competenza, perché si sono resi conto delle difficoltà e hanno aiutato la squadra. Quindi faccio veramente i complimenti e dedico sicuramente questa vittoria a loro.